caldo. Mai sentito un caldo così soffocante, non si respira. È finita. Questa volta è proprio finita. Lei ha deciso di andarsi. Non la rivedrò più. Benissimo. Era così innamorata. Io devo dire, negli ultimi tempi non ne avevo neanche un gran bisogno. Non glielo ho mai detto per non farla soffrire. Mi ha lasciato lei, per colpo. Che caldo. Hanno imparato anche gli oggetti. Quando li vuoi, niente. Appena sei al cesso, e sì, ma non posso mica passare la giornata al cesso, ma che caldo! Ma lei non lo sentirà il caldo. E ora perché non fa niente? Lo sa cosa dovrebbe dire per me in questo momento? Vedermi arrivare qui, tutta rossa, caldata, amore, amore, ma certo, la risurrezione, il miracolo. Ma che ha detto? Pum, invece! Quello sì che se lo porta a casa, ma che caldo! Colpa mia, sempre. Non l'ho saputa tenere. Ce la faccio mica io a fare una cosa seria. Riesco sempre a sciupare tutto. All'inizio, per le donne sono un genio. Mi attaccano tutte le medaglie sul petto. Sono una meraviglia di uomo, l'unico. Ma perché duro così poco con una meraviglia? Perché l'amore è una parola strana, vola troppo. Forse bisognerebbe chiamarlo la cosa. Potrebbe diventare più concreto. All'inizio io lei l'amavo, voglio dire che ho avuto quegli atti intensissimi, che al momento sembra che lasciano dei segni profondi, importanti. Ma la cosa non è questo. Trasformazione, percorso, crescita insieme. È un patto di sangue stipulato tra due persone e forse prima ancora dal destino. La cosa è l'amore. È un'altra qualità dell'amore. Una qualità che non rimpiange gli atti perché diventa la vita. Non so se avrò mai la fortuna di farlo questo patto. Forse ci vorrebbe un uomo. Certe volte ho provato a cambiare, a ricominciare, a reincarnare, ma mi sono sempre reincarnata senza di me. Ecco, senza aver avuto una realtà. Io passo evanescente tra i sogni di alcune donne che non hanno avuto la possibilità di completarmi. Ci sarà senz'altro il modo di fare la cosa. Altrimenti il nostro destino è quello di essere scorze di uomini, involucri, mai persone.